Questa la metri trebbia è la stessa cosa di una trebbia normale di una volta al fermo, perché il grano una volta si metteva con le mani e lo portavano a un pezzo grande così e si chiamava area. Allora ognuno portava il suo coso, il suo grano, e si chiamavano temugne. Uno le faceva qua, l'altro là. Allora quella trebbia la si metteva al fermo al centro. Prima faceva di una parte, poi di un'altra. C'era una canala che raccoglieva tutto il grano e lo portava sopra. Oi culluvino, che oi culluvino, oi culluvino si metta lo grano, oi culluvino si metta lo grano. Adesso abbiamo visto la mototrebbia che si è messo a trebbiare il grano, il Russia, come 100 anni fa. E la trebbia sta andando per portare il grano a casa per fare il pane, come il pane Brunetto, come 100 anni fa. È niente più produrre grano in Italia se ti piega alle logiche di mercato. Se invece ti differenzi e produci una cosa che serve, che c'è bisogno, e le persone gli racconti come si usa e perché usarlo, allora ha un senso produrre. E la cosa bella è che grazie a Mulinum in questo momento, settimana scorsa, qualcuno è già qua, abbiamo già trebbiato 200 ettari di grano, quindi 200 porzioni di questo stesso terreno in tutta la Calabria, e l'anno scorso non c'era un ettaro di questo grano, né del Russia, del Tenero Rosso, né del Cappelli. Quindi abbiamo dato l'avvio, grazie al progetto Mulinum e a tutti i soci che hanno creduto nella mia idea da subito, per fare autoproduzione e produrci il cibo. È così che nasce il progetto Mulinum. E con l'acqua maginano li mulini, e con l'acqua maginano li mulina, e con l'uvino si, e con l'uvino si, e con l'uvino si metta l'ugrana. Che mugger camera. Stiamo trebbiando. La festa della trebbiatura è un momento importante, perché noi contadini stiamo aspettando questo momento da dicembre, il giorno della semina. E la mamma mi la zittu, e la mamma mi la zittu, la mamma mi la zittu, nuna mare donne, campa felice nuna mare donne. Ah, chi mugger came tu va, chi mugger came tu va. Allora, in questo momento stiamo preparando i sacconi per poter svuotare il grano di cui la mititrebbia sta selezionando dalla paglia e dalla spiga. In questo momento praticamente come finisce il tipo di grano detto Russia, che è un grano tenero, avviene lo svuotamento per evitare di mischiare il senatore Cappelli con il Russia. Tutto questo. Allo! Ho fatto il buchetto, Franco, vedi? E tutta tua sia mi ma abbracciati, voi tutti tua sia mi ma abbracciati. Là in esposizione, qua è già montata e funziona. Molto semplice. Belli Sofia, guarda. Due macine stanno una sull'altra, una sta ferma e l'altra ruota. Ruotando trasforma il grano in farina perché viene macinato o sfarinato. C'è un guscio di legno che è come una custodia che tiene protette le pietre, c'è un canale dove scende la farina e soprattutto c'è la tremoggia o l'imbuto da dove il grano scende tra le mani. Hai visto che dentro là il grano. Ma che ci sono i semi? I semini si devono macinare. Premi questo tasto verde e azioniamo la macina. Guarda, la gira. Inizia a chiudere, se no fa farina. Aspettiamo un po' e lo vediamo scendere da questo canale. Riusciamo a fare un quintale e mezzo in un'ora, lentissimo, rispetto all'industria che ne fa 100 quintali in un'ora. Guardate come scende? Sì, sì. Toccato?
farina di grano tenero, quello che avete appena raccolto. Sì, sì, sì. Questa è la grano tenero. Macinata a pietre, quindi è integrale. Mangiamo tutto il chicco del grano. Non c'è setaccio. Come la natura ce lo dà. Sta andando più che bene, direi. Persone contente, bambini contenti di accendere il mulino. Tutti contenti. E anche noi contenti. E cullumino si metta lo grano, e cumulino si metta lo grano, con l'acqua magilando li mulina, e con l'acqua magilando pendi li mulina.